C'è sempre quell'anime che per qualche strana ragione riesce ad ostentare la sua stupidità più di tutti gli altri. Lo fa apposta. È come se fosse un desiderio di rompere le palle e far sanguinare il cervello a poveri idioti come me, che cercano solamente di passare il tempo guardando un prodotto d'animazione. E quello che si trovano, invece, è un'inculata di dimensioni colossali. Ecco come potrei riassumere questo bellissimo, fantastico, interessante, affascinante, ma al contempo tremendo anime. Senza ulteriori indugi, iniziamo con la fine. Episodio 23. Sonohara è pazza di nuovo. Sonohara è pazza di nuovo. Sonohara è pazza di nuovo. Sonohara, che ha rotto il cazzo oltre ogni limite consentito da Cesare, è pazza di nuovo. E noi, giustamente, dobbiamo metterci l'anima in pace e accettare il fatto che sta maniaca che vuole essere uccisa è ancora un problema per noi. Va bene, anche se non va per niente bene. Licht combatte contro Doan e Sonohara. Due assi contro l'asso del fulmine. Ora, non c'è davvero tanto da dire sulle scene di combattimento perché fanno schifo, e in questo caso preciso sono un modo per mostrare l'inutilità del potere di Doan. Egli, che manipola la gravità, non riesce ad ammazzare Licht. Non so cosa dire. Doan accusa Licht di essere la causa dell'ossessione di Sonohara. Per colpa sua, lei è debole quando è sola. È colpa sua che l'ha difesa dai bulli. Ok. Doan, io lo so che con il cervello che ti ritrovi ti è complicato elaborare concetti complessi che richiedono appena l'intelligenza di un pesce. Però, come può essere una colpa se una persona decide di proteggere un'altra persona più debole da dei bulli? Come può essere una colpa? Cioè, Doan, amore di mamma, il tuo è un ragionamento tirato fuori dal culo. Fine. Sonohara, la Yandere 2.0, continua a sparare, a sparare, a sparare, a sparare, a sparare, a sparare, a sparare. E io mi chiedo, ma quand'è che ha ricaricato l'ultima volta l'arma? Cioè, ma stamatta! Dove cazzo gli infila i proiettili? Ma ha per caso i proiettili infiniti e questo è il suo potere? Perché se non hai proiettili infiniti, dove cazzo li metti i caricatori? Fra le tette? Io non lo so! Ditemi voi! Scopriamo che Doan ha ucciso dei bambini per non farlo fare a Licto. Quindi chi sei? Giovanna d'Arco? Non ce l'ho fatta a tenere la faccia seria, non ce l'ho fatta a mi dispiace. Oh mio Dio, è come in Fate Apocrypha, da capo. A quanto pare troviamo orgoglio nell'infanticidio. Che due palle, se trame del cazzo, seriamente. Basta. Oh, che cazzoni. Oh, merda. Arriva Iron Jail, finalmente. E quando arriva, Doan e Sonohara decidono così a merda di smettere di combattere. Perché una voce proveniente dal loro deretano ha suggerito loro di non uccidere i nemici per ragioni varie. Jail e Licht combattono quindi insieme contro i cattivoni, alias la pazza e la rana capra gorilla misogino dal cazzo. Sonohara contro Jail. Riassunto. Jail è invincibile e ha dimostrato che la questione dei numeri non conta un cazzo. E non me ne frega niente di sta stronzata del suo credo che lo rende indistruttibile o roba del genere. Perché allora che cosa servono i numeri esattamente? Cioè, Jail ha appena rotto le regole dell'anime. Quindi non ha senso, vaffanculo, vaffanculo due volte. Notiamo poi che Sonohara deve effettivamente ricaricare la sua arma, quindi non ha i proiettili infiniti. E allora io chiedo, dove tiene i caricatori? Infila su per il culo? Alla fine Jayla riesce a far tornare normal Sonohara. Sì, ok. Speriamo che sia l'ultima volta, perché di Sonohara pazza io ne ho piene le palle. Doan contro Licht, riassunto. Il duello a mani nude fra Jayla e Licht ripetuto con le stesse mosse, perché l'anime non è originale. Doan crea un buco nero. Ok, va bene. Non credo di dover spiegare il problema di questa mossa. Sta di fatto che Licht muore, di nuovo. Ma ovviamente noi sappiamo che neanche un buco nero basta ad eliminare un buco di trama. Episodio 24. Licht è in un posto, in un luogo, non so dove, nel cimitero di Doan, credo. Vabbè, chi se ne fotte. Si mette a parlare con delle maschere perché giustamente Licht è pazzo, ma alla fine riesce a scappare perché sente la voce di Hina per ragioni e attiva Excalibur. No, aspetta un attimo. Artoria, sei tu? Ti sei travestita da Licht e... Oh mio Dio, ma certo, tutto questo tempo, come ha fatto a non arrivarci? Era proprio sotto il mio naso, Licht.
È l'eroe che crede di essere in grado di non uccidere nessuno come Artoria, crede di essere il re perfetto, ed entrambi i personaggi sono così arroganti da non comprendere che non si può vivere di estremi, e vengono sconfitti dalla dura realtà che prima o poi qualcosa di sbagliato si farà, ma nonostante la loro incapacità di tagliare il velo della loro illusione vengono comunque trattati come eroi che devono essere seguiti a testa bassa e a cui bisogna fare così tante seghe da riempire cisterne della loro spuma. Ora è tutto chiaro. Licht è Artoria. Dun, dun, dun. No, nessuno vuole fare. Ma dove cazzo sono gli effetti speciali? Sto cazzo di vita di merda! Ma si può sapere che noi non possiamo avere un cazzo di effetti speciali? Ma dov'è il mio gente? È morto, coglione! Non lo sai, lui è ammazzato tu! Idiota! Era quella testa di pigna! Era lui il tuo agente, forse, non lo so in realtà. Comunque è morto! Ah, è morto? E prenderò schiaffoni! Così ritorni in vita! Così mi dai soldi e metto qualche effetto sonoro qui! Perché non è possibile! Che due palle! In Plunder poi dicono che se tu prendi a ceffone una persona, quella gli ritorna in vita! Ha funzionato con Licht? Ma prendi a ceffone quello stronzo, no? Ma scusa, perché me dovrei prendere a ceffone una testa di cazzo? Ma cosa? Ci provo, ma poi non rompermi le palle, eh! Svegliati! Non si è svegliato, che faccio? Smetti di schiaffeggiarlo, ci pensiamo dopo, me ne occupo io. Licht torna in vita. Licht sconfigge Doan. Doan, l'infanticida, mostra di essere buono e vissero tutti felici e contenti. Ah no, scusate, mancano ancora delle scene in realtà. Vi ricordate degli idioti di quel villaggio? Vi ricordate di loro? Vi ricordate di loro? Bene, perché esistono e voi dovete ricordarli. Jail flirta con Nana e lei è tutta... gelucino. Lui promette che giocheranno insieme. Farete dei giochi di ruolo, Jail? Tu il professore e la cattiva studentessa? Tu il carceriere e la prigioniera? Il poliziotto e la criminale? Il timido della mammina? Il fratellone e la sorellina? Scegli tu, Jail, ci sono così tanti giochi che potete fare. Hai almeno un miliardo di pagine di hentai da studiare e forse ti stai mettendo avanti. Il biondo si chiama Pele, cazzo, Pele! Ecco perché non ricordo il suo nome, perché mi ricorda qualcosa di leggermente diverso, con una N, non con la L. Comunque, Pele è in realtà, non lo so, credo uno dei cattivi, credo uno di quelli che vestono nero. Quindi è per questo che sapevo usare il computer. Ah. Hai capito te? Ma va. Vorrei soffermare la mia attenzione su questo ritratto dell'umiliazione. Lasciamo perdere che l'hanno preso a scolacciate e gli hanno scritto le cose addosso, ma gli hanno cacato in testa. Cioè, qualcuno si è messo in posizione e gli ha cacato in testa. Cioè, immaginate questa scena, mentre lo picchiano, uno si mette lì con le chiappe sulla sua testa e gli caca in testa. La scena dove ci ricordiamo che Pele ama Lin. Hina vuole fare un bambino con Licht. Se la madre ha davvero insegnato che quando una donna vede un uomo che le piace deve subito aprire le gambe, allora questa madre è un po' facilotta. Non suggerirei mai, neanche ad un uomo, di semplicemente sbatterti la prima persona che ti piace, perché magari quella persona non è interessata a te, magari è impegnata, magari è assessuata, magari non è eterosessuale. Questa logica è sbagliata da ogni punto di vista. La squadra si riunisce per decidere che è il momento di cambiare il destino del mondo, o proprio pensiamo in piccolo qui, E c'è anche Sonohara, messa proprio alla fine, oh. Cioè, non ci è fregato un cazzo. Mi dispiace, sul serio, ma lei sembra quel personaggio che l'autore non voleva uccidere, ma che non sa neanche come impiegare, quindi la fa scomparire, poi apparire, poi scomparire di nuovo, e poi apparire di nuovo. E va avanti da un po' questa cosa qua, E guardate, oh, ragazzi, alla fine dell'anime, questi misteriosi nemici, chi saranno mai con quelle divise lì? Chi cazzo vuoi che siano? Con questo abbiamo finito la recensione di Plunderer e spero che vi sia piaciuta questa recensione, anche se ci è voluto un po' per finire tutto. Credo di aver iniziato a febbraio, roba del genere, ma dovete comprendere, di nuovo, a causa dello studio queste cose qua mi ci è voluto un bel po'. Comunque, detto questo, vi saluto, vi invito ad iscrivervi, se volete, e se desiderate potete leggere la mia blog novel, Fate Yggdrasil, e avete il link in descrizione. E vi ringrazio per la vostra disponibilità e alla prossima, signore e signori, ovvero al prossimo anime che mi farà bruciare il cervello. Statemi bene.